Accade alla Camera. Trasmissione a cura del gruppo parlamentare del PD della Camera dei Deputati. La settimana alla Camera si è aperta con l'approvazione del decreto sport dopo che il governo aveva posto la questione di fiducia. Il Partito Democratico ha votato contro un provvedimento definito omnibus e che affronta male questioni molto diverse tra loro, come sport, sostegno agli alunni con disabilità, università e ricerca. Come ha detto la capogruppo PD in Commissione Cultura Irene Manzi durante la dichiarazione di voto sulla fiducia, il tutto è tenuto insieme da due parole: discriminazioni e ingiustizie. Per parafrasare, al contrario, una frase di Don Milani, voi fate parti diseguali, colleghi, tra uguali, purtroppo, tra i docenti di sostegno, tra i ricercatori, tra nell'ambito del lavoro sportivo. E questo non possiamo accettarlo, perché continuate a perpetuare e a generare ulteriori ingiustizie e disparità di trattamento che andranno avanti, tra l'altro. Ed è proprio per questo che, anche per questo, noi non abbiamo fiducia in questo provvedimento e tra poco ci appresteremo a votare no, ovviamente, quando saremo chiamati, nell'attesa, purtroppo, del secondo voto di fiducia a cui in questa settimana saremo chiamati su un altro provvedimento a sottoporci. Mauro Berruto, responsabile nazionale sport per i DEM, in dichiarazione di voto finale ha definito il decreto una farsa. Devo però dare atto a questo governo, a cui l'agenda delle politiche sullo sport l'ha detta Forza Italia, di avere trovato un bicameralismo perfetto. Due senatori proprietari di club calcistici a rappresentare e a legiferare sul calcio. In Senato due deputati presidenti federali a rappresentare e legiferare sulle federazioni alla Camera. In mezzo il ministro Abodi al centralino a dare ragione all'ultimo che telefona. Che delusione, ministro, che grande delusione. Facciamo così, da oggi non parliamo più di conflitto di interessi, aggiorniamo il termine, parliamo di apologia degli interessi e parliamo di sublimazione di interessi personali grazie a questo Parlamento. Beh, non in mio nome, non nel nome del Partito Democratico, ed ecco perché voteremo no a questo decreto farsa. Sempre a colpi di fiducia ha approvato anche il decreto salva casa. Per il PD è l'ennesimo condono, con una postilla insopportabile in più. Sanatorie anche sulle aree vincolate, sui beni artistici, sulle aree naturali protette e sui parchi nazionali. È il liberi tutti della destra a chi vuole mettere le mani sui più importanti patrimoni nazionali. Ascoltiamo prima Augusto Curti in dichiarazione di voto sulla questione di fiducia e Roberto Morassut, intervenuto in dichiarazione di voto finale. Un provvedimento, cioè il rapporto al quale sarebbe stato opportuno garantire l'impegno di disciplinare una materia che per annosità e sensibilità necessiterebbe di una regolamentazione solida, finalmente sistematica, frutto del contributo del Parlamento nella pienezza delle sue funzioni. Per queste motivazioni dette, per quelle che già abbiamo rappresentato come Partito Democratico, voteremo no a questa ennesima fiducia posta dal Governo. In questo decreto detto salva casa non c'è la casa, ma c'è la salvezza dei furbi e dei potenti. Non una norma per rilanciare l'edilizia sociale convenzionata, per sostenere programmi per gli studenti universitari, per alleviare il dramma delle famiglie sotto sfratto. Lavorate per un sistema asiatico, nel senso peggiore del termine, che guarda a quelle parti del mondo dove domina lo spazio privato, lo strapotere dei forti, dove la città pubblica è considerata un residuo, un peso, e dove le persone sono soggiogate alle leggi brutali del mercato. Per queste ragioni, che ci vedono collocati su posizioni diametralmente opposte alla vostra idea di città e di vita, annuncio il voto contrario del gruppo del Partito Democratico. E proprio il record di questioni di fiducia poste dal governo Meloni ha generato ulteriori polemiche tra maggioranza e opposizione. Ce ne parla Federico Fornaro. Lo strumento della fiducia dovrebbe essere un fattore straordinario da usare in un'occasione eccezionale. Se diventa la regola, è evidente che non c'è più ruolo per il Parlamento e per i parlamentari, devo dire, non solo di opposizione ma anche di maggioranza, e quindi un ulteriore elemento di spostamento del potere dal Parlamento verso Palazzo Chigi. C'è una contraddizione, hanno sempre detto che loro sono stati eletti dal popolo e non erano un governo tecnico, che erano una maggioranza coesa. Sono tanto coesi che devono mettere la fiducia, perché altrimenti rischierebbero, su una serie di emendamenti,
non tanto dell'opposizione, ma degli stessi parlamentari di maggioranza. Proseguono le audizioni in Commissione Affari Costituzionali sul DDL del Governo sul premierato. Tutti gli esperti di diritto costituzionale hanno espresso forti dubbi sull'attuale testo, che rischia di essere incostituzionale. Per il consueto appuntamento con il Question Time del mercoledì, il capogruppo PD in Commissione Giustizia, Federico Giannassi, ha chiesto conto al ministro Nordio dell'emergenza umanitaria nelle carceri. 56 detenuti e 6 agenti della polizia penitenziaria si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno, un dato inaccettabile per un paese civile. Alla risposta insoddisfacente del ministro, la responsabile giustizia del Partito Democratico, Deborah Serracchiani, ha replicato così. Noi siamo stanchi che ogni volta che il ministro Nordio viene in aula ci racconti che bisogna distinguere i problemi. I problemi non vanno distinti, i problemi vanno risolti. E da oggi non è stato fatto nulla. Qualche festa di Fratelli d'Italia in meno e vada in carcere a vedere quali sono le condizioni oggi dei detenuti. Ministro, continuano a morire le persone, le condizioni di vita e di lavoro nelle carceri sono inaudite e lei non ha fatto nulla e continua a non fare nulla. Per questa settimana è tutto, un saluto agli ascoltatori. Accade alla Camera, trasmissione a cura del gruppo parlamentare del PD della Camera dei Deputati.